La piazza dovrebbero farla bene. Secondo lei non è? No, perché dovrebbero buttare giù tutta quella facciata qua davanti e rifare una bella piazza come era fatta il progetto del vecchio sindaco Bressa. Se la piazza non è stata fatta c'è un motivo, perché avevano presentato un progetto che non si poteva fare e il sindaco attuale ha dovuto subire tutto. Bel qua che avevamo fatto un bel parco e avevamo qua abbiamo fatto un parco con le spettacolo, adesso vorrei fare altre belle robe il sindaco, ma adesso è il momento dell'elezione ed è brutto che abbiamo che il me dà poche man alle società. Lui cerca ma noi non mi dà una man quando che abbiamo bisogno. Per i giovani cosa manca qui a San Quirino? Secondo me è uno spazio per loro. Quindi per voi? Quindi, sì, penso tipo un oratorio, ecco la corriera. Uno spazio, tipo un oratorio per i giovani, una roba così. Ciao. Ma Manina, sei da ciclista, Stefano Santarossa, presidente dei Radicali Friulani. Lei è giovane, sai cosa hanno detto i suoi concittadini? Ma è vero, mancano degli spazi per i giovani. Sì, manca. Lei è candidato con una lista civica proprio a sindaco del comune di San Quirino. Sì, è una lista che si chiama San Quirino Cambia e dà una risposta al mancanza di spazi, ma anche di riqualificare la piazza, quella di cui hanno parlato i miei concittadini. E ricordo come questo progetto della piazza, i soldi pronti ad essere investiti, sono stati non spesi in quanto c'è stato un vizio di forma, un vizio per il quale le due amministrazioni che si sono susseguite non hanno tenuto conto dei dinieghi della sovrintendenza, dove si diceva, attenzione, prima di operare nella piazza, sulla piazza, dovete chiederci il parere. Il vecchio sindaco Bressa, ma anche Corrado Della Mattia e coloro che erano comunque in consiglio comunale, hanno fatto finta di nulla ed hanno approvato atti illegittimi, perché non tenevano conto di questi pareri che sono stati occultati o comunque non tenuti presenti nella fase di approvazione. Noi diciamo, ripartiamo proprio dalle parole dei cittadini, ripartiamo dal progetto di una piazza e di spazi all'interno del centro di San Quirino con una progettazione partecipata. Da subito, dopo le elezioni, 6 mesi per incontrare i stakeholders, cioè i portatori di interesse, commercianti, giovani, le varie associazioni presenti sul territorio per decidere quali sono le funzioni da mettere all'interno della piazza e ripartire con un progetto, questa volta dato come progetto a gruppi, con una gara trasparente, con un concorso di progettazione, dove le varie idee vanno a confrontarsi, i cittadini poi potranno dire la loro, allora si partirà subito con un progetto condiviso che soddisfa e soddisferà le richieste di questi cittadini. Grazie Stefano, Stefano Santarossa, esponente appunto dei Radicali Friulani, presidente, ma è candidato a sindaco. E mentre